voglio fare oggi come da titolo è la farm di Ender, perché cazzarola, è ora di farsi la farm di Ender, cioè quando è che la faccio? Cavolo, adesso, cioè non posso non farla, quindi a bomba facciamo la farm di Ender. Quindi, allora, quello che ci serve prima di andare nell'End è che cosa ci serve? Allora, ci serve la targhettina, poi ci servono parecchie. Mi piacciono le uova di drago, la faccia di averne un po'. Dicevo, ok, le perle che le metto qua, non devo evitare di usarle per sbaglio, invece la ciccia mi serve. Targhettina, poi insecchi, devo riempire d'acqua, quindi dopo le andiamo a riempire d'acqua. Poi vediamo, anzi facciamo una cosa, visto che io ho creato la cassa e l'ho già posizionata, c'è troppa roba. Tiriamo via della pietra, che tutta questa non mi serve, quindi tac, tac, tac. Così ce l'ho. Poi allora mi serve il piccone, vediamo che la spada, sì, la spada con percorso, che è il piccone con tocco di seta, perfetto, così tiro via. Poi devo crearmi delle scale, quindi aspetta che metto giù la pietra perché ne ho tanta, dove la metto giù? Ci sta qui, madonna. Vabbè, questa la tengo, dai. E qua c'è qualcosa che mi serve? Sì, il vetro, ne prendiamo uno stock intero, anche se a dire la verità non mi serve, cioè uno stock intero è troppo. E allora, vediamo, questi, tanto la pietra del limite la userò nel limite, giustamente. Poi direi il legno. Facciamo una cosa, conviene farsi subito le scale? Direi di sì. Per le scale cosa serve? Ah, mi servono due di questi e ce li ho. Allora, aspetta, le scale, dove sono le scale? Non sono qua. No, qua sono tutti cosi. No, dove? Qui? No, qui? Dove cavolo si costruivano le ma non capisco, non mi ricorda. Qui. Ah, servono bastoncini a bomba, quindi. Facciamo così, poi facciamo così, devo averne circa 40, quindi vediamo di arrivare. Ok, perfetto, direi che sono a bolla. Ok, rimangono 6, che palle. Vabbè, la scalinata ce l'ho, ok, quindi scale, piccone, pietra. Devo farmi le pietre quelle mezze. Devo farmi queste. Direi che 6 bastano. Poi devo farmi le botole. E le botole. Madonna, non mi ricordo. C'ho dei vuoti da panico. Oddio. Si faranno sempre qua, dai. No. Qui no. Qui ovvio. Però potrei lavorare con dei blocchi più bellini. Dai, così quasi lavoriamo con dei blocchi più bellini. Io sto guardando tutto per capire. Botole qua. 2, 4. E boh, vabbè, direi che mi va bene, dai. Se mi manca della roba. Se mi manca della roba me la costruisco. Guarda, mi faccio una crafting. Poi qui ho una fornace e anche il carbone. Quindi ok. Poi, visto che non mi servirà praticamente mai tranne che una volta, merda, però sono stupido, ho la targhettina, e qui gli diamo il nome alla targhettina. E perché servirà da dare il nome al, come si dice, all'Endermite lì, e noi lo chiamiamo Baca Rozzo, è il nostro Bagarozzo. Perfetto. Ho la targhettina Bacarozzo, che è quella che ho pescato molti episodi fa. E bene, io credo di aver tutto, quindi mi dirigo. No, non ho tutto, devo prendere l'acqua.
Ok, gli direi di riempire tutti e tre e niente, ci vediamo nel land perché altrimenti vi annoio durante il viaggio. Quindi facciamo un mega teletrasporto. E ho già un po' spianato la zona perché per questa farm qui che voglio fare c'è davvero una zona abbastanza spianata, ecco. Circa io mi metterò qui a fare la farm. E poi cercherò un po' di pulire ancora di qua, ma lo faremo dopo, alla fine. Prima comunque costruiamo la farm. E una cosa che volevo dirvi è che ho provato prima in creativa a buttare via un po' di perle per vedere se veniva creato l'Endermite, cioè per vedere se esisteva questo mob nella PlayStation 4, ecco, per vedere se appunto nella versione della Play 4 esisteva, perché altrimenti io andavo a fare una farm così che non avrebbe funzionato, ecco, sinceramente mi dava un po' da fare. Allora, vediamo, come prima cosa direi che io mi voglio fare dei blocchi livelli, quindi sfrutto i blocchi livelli e tanto per lavorare un po' alla luce, dato che non ce n'è tanta, io direi di buttarne ma proprio tante, anche perché chi se ne frega poi le tirerò via. E quello che devo fare adesso è un bel 6x6, no, un 3x6, quindi così, e qui e qui, levati, ok, e anche qui. Poi devo scendere. Ok, cazzo, pensavo di far più in fretta con piccone, tocco, robe varie, invece mica niente. Visto che non lo so, questa è la mia uscita per ora. Vediamo, faremo così. Poi direi da questo lato, va bene, dai. Sempre giù. Ok. Poi, ah, molta roba l'ho messa nella cesta di là. Bene, e adesso abbiamo praticamente fatto il nostro scavo. Poi qui chiuderò solamente per me, per salire. Bene, adesso saliamo di 1 e 2. Aspetta che faccio così. E incominciamo a mettere. Allora, io faccio due blocchi così e dopo uso questi così non vado a sprecare i miei bellissimi blocchi che mi sono appena. Ok. E qui ti possiamo già tirare via che tanto. Opera. Benissimo. Dai, sali, 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 ok. Lì è dove andremo a mettere il nostro Ender Frocio, il nostro bacarozzo. Ok, ce li avevo già spiazzati. Oh, che palle, devo farmi le scale dappertutto. Ma vai a cagare. Bello, che quando provi in creativa voli e tutto, ma sopravvivenza non è così semplice. Allora io direi che mi stanno già guardando male. E direi che li ho finiti. Merda. Vabbè, tomo. Ok, va, prendiamo anche qua. Dai, viva la morte! Ok. E ui. One e two. Oh. Ok, con un pirla perché potevo rimuoverlo da un lato che non. Ma guarda! Sono il genio del male, ne avevo un altro blocco. Vabbè. Ok, così ho la mia scalinata per andare su e alla struttura. Poi, allora, qui adesso
Devo metterci un bel carrellino, quindi biri biri biri, che poi carrellino io lo faccio, ma aspetto a metterlo perché prima faremo, come dire, tutta la struttura bene per far funzionare la far, perché se facciamo apparire subito l'Enderman, loro arrivano a bomba, sono già lì che se la godono. Guardate, aspettate un attimo che ancora non sono pronto, idioti. Allora, vediamo le botole, le botole, le botole. Una, due. No, 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 no. Chi ti ha detto di metterla lì? Non ti ho detto di metterla lì io. Ok, andiamola a prendere. Va sì, però dai, sono mica un chilo oggi, eh. Ok, così non dovresti cadere. Genio del male, ma davvero. La metti lì? Genio del mare. Ok. Spero di aver fatto una cosa giusta. Poi, visto che sono già qua. Queste me ne servivano solo due, ma. Vabbè, cioè sono solo due, solo quattro. Ok. Ehi, spostati. Sei in mezzo alle balle, amico. Ok, praticamente io ho fatto una specie di ingressino. Così loro verranno qui. Poi, allora devo. Qui era meglio non togliere. Meglio che qua lasciamo. 2-2-2-2, ok. E qua invece scaveremo la nostra fossa di 39 blocchi. Che la farò dopo. Però io non mi ricordo se devo farla anche qui. Secondo me sì, deve essere così. Già, 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 già. 39 blocchi. Ne ho già tirato via uno, ok, ricordiamocelo. E poi mi rifaccio per me qui 1, 2, 3 e 4. Qui mi rifaccio la mia salita circa. E userò le mie 42 scale, che forse sono poche. Perché se io faccio 39, 40, 41, 42. No, cazzarola, sono perfette. No, forse me ne servivano in più. Ma vabbè, ho tutta l'attrezzatura per farle. Quindi, adesso l'acqua. No, 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 cosa fai? L'acqua, facciamo così, sennò continuo a perdere vita. Mettiamo una lì. Oh, e una qui. Oh. E no, non va bene, non va bene, non va bene. Non va bene perché qui non dovrebbe arrivare. Quindi com'è che era? Era qui. No, non va bene, non va bene, non va bene. Forse devo allontanarmi di un altro blocco per l'acqua? No! Beh, vabbè, dopo qua, magari. Aspetta un attimo. Proviamo qua. Madonna. Arriva dappertutto quest'acqua. Impressionante. Proviamo qui. Perché praticamente. No, niente, niente. Non ce la posso fare. Qua dietro? No, qua dietro. Vabbè. L'acqua guardiamo dopo. Adesso. Facciamo il nostro scavo da 39, ho detto. Quindi ci vediamo in fondo. Ok, molto bene. Una volta arrivati al piano 39, che è questo qui, noi ci facciamo un piano al 40° livello, diciamo, e più largo ovviamente per poterci girare, ma non abbastanza alto per loro, così qui rimarranno bloccati con le gambe e noi ba 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 ba, li prenderemo a lingottate di ferro, a bisteccate, come ci pare. Bene, quindi adesso direi che incominciamo la nostra risalita. Molto lenta, 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 ma comunque. E comunque risaliremo. Ce la fa? Non ce la fa più. Adesso mettiamo i nuovi pezzi. No, 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 non mi devi cambiare. Perché? Perché io indico lì. Oh, bellissimo l'errore che ti fa vedere attraverso tutto.
Ok, non colpisce più, quindi tac, andiamo su. Tac, 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 ok. La risalita è molto più rapida di quello che pensavo. Stiamo andando anche abbastanza veloce. Ma vai a cagare, poi capitano ste cose. Vai, dai, forse siamo quasi arrivati. Quasi, dai. Ok, vedo la luce, però secondo me facciamo così, attacco. Vabbè, no, le luci farò anche a meno, poi dopo se voglio metto. Che sarà la nostra discesa. Poi, altra cosa, adesso mi sono ricordato, io qui l'acqua va giù perché giustamente mi sono dimenticato, ma devo posizionare, non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo dove. Beh, no, è qua, per forza, c'è l'immaginina, infatti lì. Tre cartelli, ma a me ne bastano due. Adesso sono pieno anche di pietra del limite, ma vabbè. Allora, qui in realtà non ci facciamo senza scriverci qualcosa, però io ci scrivo cadi e qua ci scrivo. Cadi stronzo. Ok, qui c'è proprio il messaggio molto 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 amichevole da parte mia. Ok, quindi se io adesso butto l'acqua qui e un'acqua anche qui, occhio non volare giù perché sennò crepo, dai, in teoria lì sotto non ci va. E perfetto. Forse qua era meglio scendere di un blocco. Ma no, è uguale, non cambia niente, tanto loro comunque. Quindi io in teoria qua sotto non ci devo più venire. Non so se ho fatto bene a richiudere, ma vabbè. Vabbè. Adesso. Direi che adesso è arrivato il momento del nostro Ender stronzo. Il nostro bagarozzo. Quindi, ovviamente, mi servono le Pearl, io spero siano abbastanza, altrimenti devo ammazzarli e via. Ottimo, lanciamole qua. È vero che crepo usarle. Sono un genio. Devo tornarla di corsa. Merda. E meno male che è ancora tutto qua. Questa è una cosa degna. Cioè, vediamo se c'è la roba qua dentro. Ma le perle ce l'ho ancora. Mangiamo un po' di ciccia. Andiamo a vedere se giù c'è qualcosa. Magari della roba è caduta. È fantastico. Devo fare due buchi. Uno per cadere e uno per to. Ma guarda te. No, qui giù non c'è niente. Però dato che ho un. Adesso che ho una scala in più, posso accorciare tac di uno il gradino finale. Sì, perché sennò ci metto troppo a scendere e mi sta in culo sta cosa. Allora, quindi faccio così, poi faccio così, poi faccio così. E
Prendo questo e lo posiziono lì. Allora, niente, dopo aver... mamma mia! Una delle cose più importanti. Allora, stiamo calmi adesso. Ho perso 3 livelli, ma vabbè, in teoria se questa cosa funziona... Il carrello c'è? Ok, il carrello ce l'ho. Bene. Allora, proviamo di nuovo. Però stavolta recuperi la svelta. Là. Eccolo! Quindi, carrello. My friends. Oh. Ciccio bello con l'ombrello. Beh, allora, intanto ti do... Bagarozzo. Ora sei Bagarozzo? Però, Bagarozzo, devi entrare. Su. Oh. Vai? Entra. Entra. Mi tiro via le perle che non uso questo. Oh. Scemo. Beh, in teoria il nome te l'ho dato, quindi... Non dovresti più... Oh, my friend. Oh, io sono uscito. La cosa mi piace assai. Il problema è che non sta attirando nessuno. Non sta attirando nessuno perché è troppo in alto. È troppo in alto. O forse perché è troppo chiuso. Deve essere... si è spostato. Entra nel carrello. Cioè, cosa ha fatto? Un aggiornamento che non entra più nel carrello? No, dai, non ci credo. Entra. Entra. Niente, ragazzi, non riesco a farlo entrare. Niente, io non trovo nessun modo per far entrare quel bagarozzo lì nel carrello. Cioè, la farma sarebbe anche fatta, solo che non mi entra nel carrello, sta fuori. Prova a spingerglielo contro, ma in tutti i modi non entra e non conosco altri metodi per tenere bloccato lui fermo in un blocco senza che cada così perché si butta giù. Si butta giù se lo libero, quindi meglio non liberarlo. E boh, non trovo nessun metodo per buttarlo dentro. Si vede che con l'ultimo aggiornamento hanno bloccato l'ingresso del bagarozzo nel carrello, perché io non riesco a farlo stare sul carrello. Quindi la farm è mezza inchiodata. È mezza inchiodata. Anche perché, cavoli, era carina, funzionava, cioè loro vanno giù, da giù vanno lì e muoiono e cioè vanno lì e non muoiono, quindi io intanto che prendo le perle mi facevo anche dell'esperienza a tutto andare, poi avrei liberato, avrei preso tutto lo stesso livello per farne attirare il più possibile, ma niente, non ci riesco. Se non trovo un metodo per chiuderla, cioè per finirla, per concluderla, io la lascio così.
Il Bagarozzo qua rimane perché gli ho dato la targhettina. Gli ho dato la targhettina, quindi. Ma come gira? È che si muove, ma non si incastra, non entra nel carrello. Palle. E niente, boh, adesso vedrò se c'è un altro modo per bloccarlo, la completiamo. Comunque la tengo qui perché è fatta e manca solo quell'ultima parte lì e poi c'è da liberare tutto. E una volta fatto qui, liberato tutto, loro arrivano, anche perché come ho tolto un cubetto sono arrivati a bomba, quindi è fattibile la cosa, è fattibile. Cavolo, c'era anche la scritta K di stronzo, cioè meglio di così. Vabbè, io mi fermo qui, mi dispiace solo che ci sia stato questo problema qua. Ho verificato che si creasse l'Endermind, ma non ho verificato che entrasse nel carrello e non mi entra, non lo so. O è un errore di questa partita, o non lo so. Proverò magari a vedere in un'altra, boh. Proprio non so che fare. Vabbè, niente, io per questo video vi saluto qui, lo concludo perché come avete visto non so che altro fare. E niente, come sotto vi chiedo di. No, non ve lo chiedo mi piace perché non è finita, quindi è inutile. Fate quello che vi pare, guardate, perché è andata male così. Vabbè. E niente, vi saluto e ci vediamo al prossimo gameplay di Minecraft, prossimo episodio.